questo webinar, così da renderlo disponibile a quanti ci hanno scritto che non potevano partecipare in diretta e quindi possiamo poi offrirlo a chi vorrà ascoltarlo e vederlo. Per quanto riguarda lo svolgimento del webinar, fra pochissimo darò la parola al nostro ospite speciale, il dottor Luca Tomei, il dottore veterinario, il quale ci farà una bella presentazione, alla fine della quale sarà possibile fare delle domande. In che modo? O scrivendo nella chat, oppure alzando la manina, c'è un pulsantino in basso per alzare la mano e quindi prenotarsi per fare la domanda. Scegliete voi se preferite alzare la mano o scrivere nella chat. Io mi prenderò cura di osservare tutte le vostre reazioni e quindi cercheremo poi di portare avanti la sessione delle domande. Prima di dare la parola a Luca, il quale ci parlerà dell'attività sanitaria di Salviamo l'Orso, per quanti non conoscono l'associazione, vi racconto brevemente chi siamo. Siamo un gruppo di appassionati per la natura e soprattutto siamo persone che tengono alla conservazione dell'orso bruno marsicano. Salviamo Con la l'Orso nasce nel telefonaglia, senti che è 2012 successo, con Luca. l'obiettivo di fare delle azioni sul campo proprio per migliorare Telefono, mi senti la perché ti chiamano conservazione lontano, che mi dell'orso. sembra che fossi in sospeso. Chiedo scusa se potete spegnere i vostri microfoni, altrimenti posso farlo anche io, questo ve lo dico, ok. Dicevo, Salviamo l'Orso si occupa di moltissimi aspetti legati alla conservazione dell'orso e del suo habitat e nello specifico Luca ci parlerà proprio dei progetti che attengono al filone della prevenzione sanitaria. Durante tutto questo periodo sentiamo parlare di prevenzione sanitaria, ma per motivi appunto del virus Covid-19, tuttavia da diversi anni, grazie all'impegno di veterinari come Luca, che volontariamente si mettono in gioco per migliorare le condizioni appunto di prevenzione, possiamo sicuramente sviluppare una situazione che deve diventare una prassi per tutte le comunità. Al momento non svelo nulla perché appunto Luca ci parlerà nel dettaglio. Quindi io lo introduco e gli do il benvenuto al nostro dottore veterinario Luca Tomei, che ringrazio molto per la presenza e per la sua presentazione. Prego Luca. Grazie Angela e buonasera a tutti gli amici di Salviamo l'Orso. Oggi vi farò una piccola finestra su quelle che sono le attività di Salviamo l'Orso, in particolare una finestra temporale degli ultimi 4 anni, e parleremo un pochino di quelle che sono, del perché aver cura degli animali domestici può essere un aiuto per l'orso e per la fauna selvatica. Vediamo se riusciamo a partire. Ok. Allora, vediamo un pochino perché parliamo di è importante di aver cura degli animali domestici. Perché nelle montagne su cui i nostri orsi, insieme all'altra fauna selvatica, vivono, condividono anche quelle stesse montagne con animali d'allevamento, normalmente incontriamo greggi di pecore, mandrie di vacche o di cavalli lasciate allo stato brado, spesso cani che accompagnano i greggi o anche cani lasciati liberi di vagare, che condividono le stesse montagne, gli stessi territori dell'orso, del lupo, ma anche degli erbivori selvatici, quindi del cinghiale, del camoscio o del cervo. Quello su cui noi focalizziamo un po' l'attenzione è il rapporto tra il cane e l'orso e come diciamo ci mostra anche la diapositiva, tutte queste specie animali che condividono gli stessi territori possono tra loro scambiarsi delle malattie infettive, normalmente è sempre l'animale domestico che trasmette eventualmente malattie infettive alla fauna selvatica.
Per la nostra attività, diciamo, noi focalizziamo l'attenzione su quello che è il rapporto tra cane e orso. Dal punto di vista filogenetico, diciamo, hanno delle origini comuni, appartengono entrambi alla classe dei mammiferi e all'ordine dei carnivori. Dopodiché, diciamo, lo sviluppo filogenetico del cane e dell'orso si separa. Il cane si evolve nella famiglia dei canidi, la sottofamiglia canine, genere Canis, specie Canis lupus. Il nostro cane domestico appartiene alla sottospecie Canis familiaris. Gli orsi invece si sono evoluti filogeneticamente nella famiglia degli ursidi, genere Ursus, specie Ursus arctos, e l'orso bruno marsicano è stato definitivamente identificato dal punto di vista genetico come una sottospecie a sé, sottospecie dell'Ursus arctos, detto appunto Ursus arctos marsicanus. Abbiamo visto quindi che cane e orso hanno origini comuni, però hanno anche uno sviluppo in base a determinati apparati anatomici anche diverso. Nella maggior parte dei carnivori, per dirvi, i molari, il quarto molare superiore e il primo premolare inferiore sono i cosiddetti denti carnassiali, che sono presenti nella maggior parte dei carnivori e sono specializzati per triturare e masticare praticamente la carne di cui i carnivori si nutrono. Altri animali, tipo i maiali, gli ursidi o i procionidi, insieme anche all'uomo, hanno una dieta più varia e più mista, per cui lo sviluppo dei molari si è modificato, i molari hanno assunto una base più ampia, le cuspidi si sono separate in modo da favorire la masticazione dei diversi tipi di alimenti di cui loro si nutrono. E questi denti vengono detti denti burodonti. Gli erbivori prettamente stretti, i cervidi e i bovidi, invece, hanno sviluppato dei molari in cui le cuspidi hanno un orientamento particolare che serve specificatamente a digerire e a masticare i materiali vegetali di cui loro si nutrono, e vengono detti denti selenodonti. Caratteristiche anatomiche quindi tra orso e cane diverse, ma anche caratteristiche anatomiche comuni. Questa diapositiva ci fa capire bene la differenza tra quello che è l'apparato digerente non ruminante e anche un erbivoro non ruminante rispetto a quello che è l'apparato digerente dei carnivori. Come potete vedere, nei ruminanti e negli erbivori c'è un apparato digerente estremamente lungo che è necessario per la digestione dei vegetali di cui si nutrono. Nei ruminanti esistono poi tre prestomaci, oltre allo stomaco, che accolgono la flora batterica derivata dalla digestione dell'adenina e delle pareti cellulari vegetali, e tutto un intestino estremamente lungo per la digestione delle fibre vegetali. A differenza invece dei carnivori, che sono dei, diciamo, carnivori stretti, quindi così come anche per gli insettivori, a causa della loro dieta, prettamente a base di carne, presentano un apparato digestivo estremamente più corto. L'orso appartiene ai carnivori, all'ordine dei carnivori, anatomicamente presenta un apparato digerente estremamente corto, ma l'orso dal punto di vista alimentare è un onnivoro. L'80% della sua alimentazione si basa su frutta, piante erbacee, semi, bacche, in particolare il ramno, e a causa proprio quindi della sua struttura anatomica, con un intestino estremamente corto e la sua dieta onnivora, ha bisogno di grandi quantità di cibo per soddisfare i suoi fabbisogni, fino ad arrivare a 10-15 kg di cibo al giorno, che durante il periodo di iperfagia, che è quel periodo che va da agosto a ottobre-novembre, dove avvengono delle modificazioni ormonali nel metabolismo dell'orso, che lo porta ad accumulare, ad iperalimentarsi, ad accumulare, diciamo, grasso per affrontare l'inverno, queste quantità possono addirittura raddoppiarsi. E proprio per queste caratteristiche anatomiche legate alla sua dieta, caratteristiche sono anche le feci dell'orso, che, diciamo, sono spesso riconoscibile il tipo di alimento di cui l'orso si è nutrito, proprio perché risulta parzialmente digerito. Come vedete nella foto, infatti, quelle sono feci, l'orso aveva appena mangiato delle mele, si vedono bene i residui di mela, e spesso anche l'odore è caratteristico del tipo di frutto che l'orso ha mangiato.
Una caratteristica che invece, diciamo, accomuna in questo caso l'orso al cane è la suscettibilità a determinate malattie infettive. Chi tra di voi ha un cane sa bene che le malattie infettive come il cimurro, la parvovirosi, la leptospirosi e l'epatite infettiva sono le quattro malattie più importanti definite core dalle linee guida internazionali sulla vaccinazione del cane, sono quelle che vanno sempre eseguite durante tutti gli anni. Queste quattro malattie normalmente vengono testate durante le catture nel Parco Nazionale d'Abruzzo da parte del servizio scientifico del parco. Quando si seguono delle catture vengono eseguiti dei prelievi biologici su cui sul sangue vengono eseguiti degli esami sierologici per valutare la presenza di queste quattro malattie normalmente insieme anche alla brucellosi. E è capitato spesso che alcuni orsi sono risultati positivi al cimurro, alla parvovirosi, all'epatite infettiva, pur comunque non presentando sintomi clinici nel momento in cui è stato effettuato il prelievo. Per cui malattie infettive molto gravi e questa, diciamo, possibilità di trasmissione delle malattie infettive dal cane domestico all'orso e di riflesso anche all'uva, anche se non è un carnivoro, è un po' la base che muove tutta quella che è la nostra attività sanitaria. L'orso però è suscettibile anche a molte malattie trasmesse dagli animali zootecnici. Le malattie che vedete in elenco sono una serie di malattie che spesso originano da animali domestici allevati, quindi bovini, ovi, caprini, in particolare la brucellosi, la tubercolosi, la clamidiosi, la blutong, la febbre clou e la paratubercolosi sono malattie più tipiche del bovino e degli ovi caprini, che però al pascolo, condividendo gli stessi spazi con gli erbivori selvatici, possono trasmetterla a loro. E questo è un elenco che deriva dalle linee guida sanitarie del progetto Life Actos e sono tutte malattie che sono state testate a cui gli animali che venivano allevati nel parco sono risultati positivi e sono risultati positivi anche gli animali selvatici testati per il progetto. La toxoplasmosi è una malattia un po' più, diciamo, estesa perché colpisce un po' tutte le specie, compresa anche l'uomo, per cui la ritroviamo un po' in tutti i bovini o i caprini, ma anche nel resto della fauna selvatica, mentre la pseudorabbia o morbo di Ogeschi e la trichinellosi sono malattie tipiche dei suini, sia del suino domestico che del cinghiale. Qualche anno fa c'è stato un orso morto a causa della tubercolosi nelle zone esterne al parco e un altro morto con sospetto morbo di Ogeschi, per cui diciamo rendiamoci conto bene che questo tipo di malattie possono essere trasmesse dagli animali selvatici, dagli animali domestici agli animali selvatici. Per cui diciamo che questa condivisione degli habitat da parte delle attività zootecniche, dell'uomo, dei cani vaganti o dei cani che sono a seguito dei greggi e quindi tutto ciò che avviene in un gregge che staziona su un pascolo, cioè gli accoppiamenti, i parti, i decessi, fino anche alle predazioni, rappresentano un territorio facile dove c'è un aumento del rischio sanitario di diffusione di malattie sia infettive che parassitarie dagli animali domestici alla fauna selvatica. E ci rendiamo bene conto che in una popolazione di orso bruno marsicano così ridotta come quella che noi abbiamo è sicuramente qualcosa che non possiamo permetterci. Da qui esistono comunque dei metodi e delle possibilità di gestione di una convivenza tra la fauna selvatica e gli animali zootecnici sulle montagne. Normalmente sulle montagne frequentate dall'orso spesso troviamo i bovini e i cavalli allevati allo stato brado che rimangono sulle montagne per tutto l'anno fondamentalmente senza rispettare quelli che sono i tempi anche per il benessere animale di stazionamento in montagna, mentre gli ovi caprini sono allevati soprattutto allo stato semibrado e normalmente con un custode e con cani da guardiania. In che modo quindi può essere possibile una convivenza tra
gli animali domestici allevati e la fauna selvatica, innanzitutto con una corretta gestione sanitaria, che vuole dire che tutti gli animali che stazionano in montagna devono essere identificati mediante marche auricolari, boli ruminali per gli ovicaprini, microchip per il cavallo, e tutti devono essere sottoposti alle profilassi sanitarie previste per legge. All'interno delle aree protette è importante il rispetto dei piani di gestione dei pascoli e la corretta gestione dei pascoli in base alle capacità produttive, in modo da, diciamo, definire la quantità di animali domestici in base anche agli animali selvatici che possono andare a stazionare su un determinato pascolo. Garantire inoltre la protezione diurna e notturna del bestiame grazie all'utilizzo di recinzioni o di cani da guardiania per evitare fenomeni di predazione. È importante poi in determinate aree e in determinati periodi istituire il divieto di pascolo proprio per salvaguardare l'orso e la fauna selvatica, che in certi periodi è più delicata. In pratica, quindi, attuare quelle pratiche zootecniche che sono compatibili con la conservazione sia dell'orso che del suo habitat. E poi è fondamentale intensificare i controlli sul rispetto delle norme vigenti e dei profilassi sanitaria. Questo normalmente è un compito che spetta ai carabinieri forestali all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, ai guardiaparco. La nostra attività si incentra invece soprattutto su quello che è il rapporto, come abbiamo visto prima, tra cane e orso, partendo quindi dal presupposto che le principali malattie infettive del cane possono trasmettersi all'orso e al lupo. In questo caso ci siamo dati degli obiettivi da cui poi siamo partiti e abbiamo svolto le varie attività. Sicuramente tra gli obiettivi principali la protezione della fauna selvatica a rischio di estinzione, quindi l'orso bruno marsicano, il lupo appenninico e di flesso, insomma, anche il camoscio. Sicuramente la creazione di un'immunità di massa nella popolazione canina presente nel territorio di frequentazione dell'orso bruno marsicano, in modo da impedire la trasmissione di malattie infettive dal cane all'orso e al lupo. Sensibilizzare gli allevatori nella corretta tenuta dei cani a seguito del bestiame domestico in base a quanto previsto dalla legge, cioè quindi l'iscrizione in anagrafe canina e una corretta profilassi vaccinale, e infine ridurre il fenomeno del randagismo canino, che ha comunque dei costi sociali enormi, rappresenta una causa di mortalità per il cane. Spesso uno immagina il cane randagio come un cane che vive libero e felice, non è così. È un cane che corre molti più rischi del cane di casa, insomma, soggetto a malattie infettive, traumatismi, aggressioni. In più, nelle aree protette il cane rappresenta una fonte di trasmissione per gli animali selvatici di disturbo, di predazione e di ibridazione del lupo, che ad oggi è un po' l'ibridazione del patrimonio genetico del lupo appenninico, una un po' delle cause più importanti per quanto riguarda la sua sopravvivenza genetica, fondamentalmente. Da qui siamo partiti con una serie di attività che a partire dal 2016 ci hanno coinvolto direttamente, me come medico veterinario dell'associazione. Sicuramente il 2016 è stato l'anno in cui abbiamo fatto il progetto più importante dal punto di vista soprattutto numerico e collaborativo, perché insieme al Parco Nazionale d'Abruzzo e all'Ente Nazionale Protezione Animali abbiamo messo in campo il piano di contrasto al randagismo canino nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Altri enti coinvolti sono stati il Ministero della Salute, i servizi veterinari regionali e le ASL competenti territorialmente, i sindaci dei comuni che ricadevano nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo e della sua zona di protezione esterna e le organizzazioni professionali dei medici veterinari. Che tipo di azioni sono state messe in campo? La vaccinazione nei confronti delle principali malattie infettive del cane per tutti i cani che lavoravano nelle aziende zootecniche che condividevano lo stesso territorio dell'orso all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'inserimento del microchip e l'iscrizione in anagrafe canina per cani che ne risultavano sprovvisti. Interventi di sterilizzazione gratuito per i proprietari interessati e la cattura di cani vaganti e il loro invio presso i canili di riferimento in accordo con i vari comuni.
Il periodo di attività è stato svolto da giugno a novembre 2016, coinvolgendo 27 comuni, che sono un po' tutti i comuni presenti all'interno del territorio del parco e della sua zona di protezione esterna. Le aziende zootecniche coinvolte in totale sono state 342, ormai pochissime le aziende di grandi dimensioni, quasi tutte aziende di piccole dimensioni, a conduzione familiare, spesso ubicate in posti decisamente anche scomodi da raggiungere, e pochissime ormai le aziende ancora transumanti. I cani trattati in totale sono stati 1.103 e di questi circa 769, quindi circa il 70%, sono stati microchippati ed iscritti all'anagrafe canina. Da questo punto di vista è stato sicuramente un grandissimo risultato, perché il 70% dei cani che lavoravano nel territorio del parco praticamente erano totalmente sconosciuti all'anagrafe canina nazionale. I cani vaccinati in totale sono stati 1.054, 71 sono stati cani a cui è stato necessario ricorrere alla teleanestesia perché poco trattabili, e 10 sono stati cani vaganti catturati e, in accordo con i comuni e i sindaci, inviati poi ai canini di riferimento. In totale sono state effettuate anche 46 sterilizzazioni tra cani maschi e cagne all'interno dell'ambulanza veterinaria dell'EMPA, autorizzata in deroga nelle regioni Lazio e Molise, mentre la regione Abruzzo non autorizzò la deroga per l'utilizzo dell'ambulanza, e le 103 adesioni raccolte in Abruzzo purtroppo rimasero in sospeso. Durante l'attività sanitaria, inoltre, sul campione rappresentativo di popolazione furono anche eseguiti dei prelievi ematici, dei tamponi nasali, dei tamponi rettali e il prelievo delle zecche presenti sull'animale, inviati poi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in modo da ottenere uno screening delle malattie infettive presenti nella popolazione canina che lavora all'interno del territorio del parco. Che dire, sicuramente dopo un'esperienza del genere è stato, come tipo di attività, ha riscosso un grande successo, soprattutto grazie all'elevato numero di aziende raggiunte e di cani trattati. C'è stato sicuramente un atteggiamento positivo da parte dei proprietari delle aziende nella corretta gestione dei propri animali per migliorare quella che è la loro gestione dei cani a seguito del bestiame. Sicuramente è stato un ottimo esempio di collaborazione tra enti pubblici e associazioni private, ed anche un esempio di gestione del randagismo canino che potrebbe essere esportabile anche ad altre aree protette presenti sul territorio nazionale. Dal 2017, abbiamo focalizzato la nostra attenzione nei territori all'esterno del Parco Nazionale d'Abruzzo. Questo fondamentalmente perché ormai, per chi si occupa di orso, è chiaro il discorso che per favorire un aumento numerico di quella che è la popolazione di orso bruno marsicano, quello che va fatto è favorire l'espansione degli orsi dal Parco Nazionale d'Abruzzo, il territorio montuoso del parco, ai territori montuosi che si trovano, nelle zone periferiche al parco, per cui dal 2017 fino al 2019, fondamentalmente l'anno scorso, abbiamo svolto la nostra attività a livello della Valle di Roveto. La Valle di Roveto è una valle fondamentale che separa il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo dal complesso dei Monti Ernici Singruini. Questi monti sono stati identificati nella nuova cartografia del PATOM come tra il complesso montuoso, se non il più importante, in grado di accogliere una popolazione di orso stabile fino a 14 femmine adulte riproduttive. È per questo motivo per cui che Salviamo l'Orso si batte ormai da anni per la tutela dei Monti Ernici, perché praticamente il complesso degli Ernici comprende il parco regionale dei Monti Singruini nel Lazio, a cui è legato il complesso dei Monti Ernici, che però è totalmente privo di tutela. Per cui Salviamo l'Orso si batte ormai da anni per cercare di estendere la tutela del parco dei Singruini anche ai Monti Ernici, in modo da ottenere un unico complesso protetto e in grado di accogliere una nuova popolazione di orso. Per cui in Valle di Roveto abbiamo coinvolto le aziende presenti in tre paesi della valle: Balsorano, San Vincenzo Valle di Roveto e Civita d'Antino, insieme al paese di Rosciolo dei Marsi,
porta nord, insomma, della Marsica del nel parco. In totale sono state coinvolte nel 2017 16 aziende e vaccinati 58 cani. Nel 2018 siamo tornati in Valle di Roveto. Quello che abbiamo constatato è che c'è stata una diminuzione delle aziende presenti nel territorio, per cui sono state coinvolte solamente le aziende presenti nel territorio di Balsarano, Civita d'Antino, oltre che Rosciolo, con un totale di 8 aziende. I cani vaccinati sono stati 44, mentre i cani microcippati in totale 10. L'anno scorso siamo tornati di nuovo in Valle di Roveto e abbiamo esteso l'attività anche al comune di Pescosolido, in provincia di Frosinone, che si trova proprio all'inizio della Valle di Roveto, e all'interno del cui territorio spesso ci sono orsi che transitano e che attraversano anche la valle dalle zone del parco fino ad arrivare ai Monti Ernici, per cui abbiamo ampliato un pochino la quantità di aziende di territorio su cui abbiamo lavorato, comprendendo sempre anche il paese di Rosciolo dei Marsi. In totale nel 2019 sono state coinvolte 11 aziende, vaccinati 53 cani e in totale le microcippature sono state 17. Dal 2018, sempre in relazione all'importanza dei territori esterni al parco per favorire l'espansione numerica dell'orso e la colonizzazione di nuovi territori, abbiamo iniziato una collaborazione anche dal punto di vista sanitario con delle riserve regionali abruzzesi che fanno da vie di comunicazione tra la core area dell'orso e il territorio del parco e le altre aree montuose. E in particolare abbiamo collaborato con la riserva naturale Core del Sagittario nel territorio del comune di Anversa negli Abruzzi, che è una piccola riserva molto molto bella che si trova a cavallo tra il parco d'Abruzzo e il complesso del Silente Velino. La riserva del Monte Genzano Alto Gizio, nel territorio del comune di Pettorano sul Gizio, che è anche questa bellissima riserva, piccolissima, che si trova a cavallo tra il Parco d'Abruzzo, la Coraria e il complesso della Maiella, e che oltre ad essere un corridoio ecologico di espansione dell'orso, rappresenta anche un territorio in cui qualche orso ha deciso anche di stabilirsi in modo un po' più stabile. E poi con la riserva di Zoppo lo Schioppo nel comune di Morino, all'interno della Valle di Roveto, nella precedenza. In totale nel 2018 sono state coinvolte 12 aziende, fondamentalmente tutte quelle presenti nei territori delle tre riserve, vaccinati 107 cani, microcippati 58 e 6 cani sono stati catturati con la teleanestesia. Nel 2019 siamo tornati a lavorare con le riserve e in questo caso si sono ridotte un pochino il numero delle aziende coinvolte. In totale sono state 9, i cani vaccinati 105, i cani microcippati 23 e i cani catturati con teleanestesia solamente. Che dire quindi di questa attività? Sicuramente anche in questo caso rappresenta un ottimo esempio di collaborazione tra gli enti pubblici, e quindi in questo caso le riserve, e un'associazione privata, grazie anche a quella che è stata la notevole disponibilità dei direttori delle diverse riserve, che si sono sporcati anche loro le scarpe sul campo a darci una mano. La soddisfazione per i risultati ottenuti, dato che sono state raggiunte la maggior parte delle aziende presenti nei territori delle riserve. Però quello che abbiamo constatato è che sia all'interno delle riserve, come è avvenuto anche nella Valle di Roveto, nel corso degli anni c'è stata una progressiva diminuzione del numero di aziende presenti nei vari territori, e quello che abbiamo rilevato è stata l'insoddisfazione di molti allevatori, soprattutto quelli che vivono all'esterno delle aree protette, nella difficoltà di proseguire la loro attività agropastorale, soprattutto per quanto riguarda le predazioni da danni da fauna. Diciamo che questo è un po' il lavoro che Salviamo l'Orso svolge, abbiamo svolto in questi ultimi 4 anni, e con questo direi che abbiamo concluso. Vi lascio però con questo video, che è stato girato e montato da uno dei volontari che nel 2018 collaborava con la riserva di Pettorano sul Gizio e che ha partecipato ad una delle giornate di vaccinazione. È abbastanza esplicativo del lavoro che facciamo e degli ambienti in cui andiamo a lavorare. Speriamo che il video parta. Thank you.
E questa è un po' l'attività che svolgiamo normalmente. Per il 2020, vi davo un attimo questa notizia anche, avevamo un po' l'idea con il parco di ripetere il progetto antirandagismo, ma purtroppo con il coronavirus non sappiamo un po' come andrà a finire, insomma. Speriamo che al massimo per l'anno prossimo riusciremo a ripeterlo. E grazie per l'attenzione. Grazie mille Luca, sei stato chiarissimo e veramente è un lavoro egregio che appunto noi seguiamo da vicino ormai da anni e a questo proposito, proprio per sottolineare l'importanza di avere nella nostra associazione persone così professionali e così appassionate, colgo l'occasione anche per ringraziare altri tuoi colleghi che hanno aiutato nel corso degli anni attraverso proprio la profilassi sanitaria, in particolare il dottor veterinario Antonio Liberatore, Giuseppe Otturone e Adriano Argenio. Quindi diciamo che nel corso del tempo siamo riusciti a creare una squadra veramente efficace e grazie a Luca per la costanza soprattutto nelle operazioni di prevenzione. Speriamo appunto che tutto ciò possa riprendere il prima possibile, anche perché, come dire, l'urso non tanto aspetta il Covid. No, il coronavirus non lo conosce tanto. Allora, leggo dalla chat. Dunque, tutti i ringraziamenti, quindi contenta e contentissimi che abbiate apprezzato. E vi invito a prenotare le vostre domande per Luca. E potete porgerle anche direttamente attivando i vostri microfoni, se volete, se siete curiosi. Quello che non abbiamo detto è che Luca viene dalla provincia di Frosinone e appunto ormai da svariati anni fa tutto ciò e da è anche il direttore. Da quando sono iscritto. Allora, c'è un gruppo simile di conservazione in Alto Adige? Chiede Tom. Un gruppo simile di conservazione per l'orso bruno? Non so, lì l'Alto Adige è un po' una regione a sé, applicano delle procedure a sé che diciamo che con cui noi non è che siamo tanto concordi. E non so, non saprei se applicano comunque dei protocolli, pensano ad effettuare dei piani di contrasto alle malattie infettive per evitare il contagio della fauna selvatica. Non saprei risponderti. A naso mi verrebbe da dire di no, vedendo da come ragionano un po' sugli orsi. Però, sai, qualche veterinario illuminato, qualche direttore illuminato c'è sempre, insomma. Io suggerisco a proposito di dare un'occhiata al rapporto Grandi Carnivori, proprio di recente, che peraltro sulla nostra pagina Facebook abbiamo valorizzato e pubblicato, quindi magari una risposta più precisa può essere cercata anche lì. Sì, sicuramente. Quello del parco ancora non è uscito quest'anno. No, credo a maggio. Come supportare anche finanziariamente questa attività? Grazie Alessandro, attraverso donazioni, se vi fa piacere, sul nostro sito internet salviamolorso.it trovate in alto a destra il bottone delle donazioni, quindi grazie tante per l'intenzione. Sì, diciamo che la nostra attività fondamentalmente è un'attività da volontari, però di spese ce ne sono molte perché comunque l'acquisto dei vaccini, spostamenti, microchip, insomma è tutto un po' difficoltoso a carico dei fondi che riusciamo a reperire un po' soprattutto all'estero piuttosto che in Italia con le donazioni dei soci o con le quote associative, insomma. Esatto.
Matarde, in che modo le vostre attività contribuiscono a diminuire il randagismo? Allora, diciamo che a parte l'attività di vaccinazione, che diciamo quindi l'attività che abbiamo svolto fuori dal Parco Nazionale, quindi negli ultimi 3 anni, l'attività strettamente legata al randagismo è quella che abbiamo svolto nel 2016 insieme al parco. E lì fondamentalmente il controllo del randagismo si è basato sulla cattura di cani vaganti che incontravamo nei diversi comuni in cui ci spostavamo, e in quei casi, in accordo con i sindaci dei comuni, organizzavamo la cattura di quei cani, e una volta catturati venivano inviati ai cani di riferimento in accordo con i sindaci. Nell'attività che normalmente svolgiamo, che è quella di vaccinazione dei cani che lavorano nelle aziende zootecniche che condividono lo stesso territorio con l'orso, l'attività sul randagismo in senso stretto fondamentalmente non la svolgiamo, possiamo pensare che di riflesso è svolta come protezione per le malattie infettive, la stessa cosa che avviene per il lupo e per l'orso, insomma, proteggendo i cani che lavorano in questi territori si riduce la possibilità che malattie infettive possano trasmettersi agli altri cani vaganti, ai cani vaganti o alla fauna selvatica, insomma. Perfetto. Stefano chiede, fa una domanda sulla pseudorabbia, se può essere considerata la patologia più pericolosa per l'orso, vista la contiguità con il cinghiale, e quanto è diffusa nelle popolazioni selvatiche di cinghiale. E diciamo che i dati che ho citato prima erano i dati delle linee guida sanitarie del Life Actors, che risale un po' di anni fa. E normalmente questo tipo di malattia può essere più presente laddove ci sono allevamenti di suini, perché la fonte della malattia è il suino domestico, che può eventualmente trasmetterla al cinghiale, e il cinghiale può fare poi da, diciamo, serbatoio, visto che in questi periodi con il coronavirus siamo un po' diventati bravi nelle parole tipiche degli infettivologi. Il cinghiale può fare da fonte del morbo di Augeschi, e qualche anno fa ci fu il sospetto che un orso non fu diagnosticato, però dai sintomi clinici che l'orso presentava c'era un forte sospetto di morbo di Augeschi. Infatti, mi ricordo molto bene. Sì. Caterina chiede se abbiamo una modalità di replicazione negli anni, e quindi se riusciamo a garantirla, e se sì, se si torna sui cani già vaccinati o se preferiamo trovarne di nuovi. Diciamo che la tendenza è l'ideale sarebbe che non è che possiamo pensare che la nostra attività vada avanti all'infinito, e cioè di base è la responsabilizzazione dei proprietari, che dopo un po' di anni che noi, diciamo, impostiamo un determinato iter vaccinale, iter di gestione degli animali, e poi deve essere l'allevatore che comunque arriva da un certo punto, deve farsi carico, o eventualmente l'ideale potrebbe essere che sia il parco stesso a proporre agli allevatori un determinato tipo di gestione. Perché comunque gli allevatori hanno tantissime spese, e andare a comprendere anche, oltre a tutto quello che è la gestione degli animali zootecnici, anche i cani, è un po' difficoltoso dal loro punto di vista. C'è chi comunque già lo fa autonomamente, però sicuramente la nostra azione è importante e continuativa nel tempo, perché comunque nei cani le malattie infettive e i vaccini vanno eseguiti ogni anno, e quindi è importante comunque mantenere in modo costante quelli che sono i richiami dei vaccini effettuati anni precedenti. E quando è possibile, diciamo, coinvolgere nuove aziende, quindi nuovi cani che vanno comunque a condividere il loro ambiente di lavoro con la fauna selvatica, insomma. E lì si ricomincia il processo delle vaccinazioni, il processo un po' di educazione dei proprietari. Benissimo. Mattia chiede
Ci sarebbe dunque la possibilità per un veterinario neolaureato di collaborare con l'associazione? Vieni quando vuoi, Mattia. Ti aspettiamo a braccia aperte. Sì, poi non c'è nessuna limitazione, insomma, ogni mano è sempre ben accetta e quindi volentieri. L'unico problema è che normalmente sono io che mi occupo di tutto e quindi l'unica difficoltà è nella gestione dei tempi, nell'organizzazione dei tempi, delle giornate, di quando si va e quando non si va. Quella è l'unica difficoltà di gestione. Però chiunque in teoria può dare una mano e molti volontari che comunque collaborano, ad esempio con le riserve come quella di Pettorano, come quella di Anversa, durante le giornate di vaccinazione che seguiamo in quei territori, spesso vengono anche loro, ci danno una mano e come il video, infatti, la maggior parte della gente che si vedeva, l'unico veterinario ero io, insomma, c'era il direttore della riserva e gli altri erano tutti volontari che collaboravano con la riserva e la lettura, insomma. Quindi ogni buona mano con buona volontà è super accettata. Bene. Stefano chiede, di chi è esattamente la responsabilità del contenimento del randagismo, dei comuni, delle ASL, della polizia comunale o provinciale? Dello Stato. Ecco. Dello Stato, diciamo che la massima autorità sanitaria in un comune, che è diciamo, lo Stato più piccolo che noi abbiamo a livello locale, è il sindaco. Quindi la responsabilità dei cani vaganti è il sindaco. E spetta a lui la responsabilità della gestione delle malattie infettive. Il problema è che in Italia il randagismo è zero considerato, cani randaggi ce ne sono a gogo, l'ultima stima risale a diversi anni fa e contava tra i 500.000 e i 700.000 cani vaganti presenti in Italia, che è una cifra spropositata senza contare quelli nei canini. Purtroppo è un problema tipico del centro-sud, al nord i cani randaggi non ci sono. È anche una questione culturale. E in più quello che non funziona è il sistema delle adozioni. Cioè un cane che entra in un canile diventa una spesa fissa per un comune. Quindi perché? Perché a parte dove ci sono quelle associazioni che casomai si battono un po' per liberare i cani imprigionati nei canili e favorirne l'adozione, dal punto di vista pubblico, chiamiamolo così, non esiste dei protocolli, dei processi, delle idee che servono a favorire l'adozione e quindi al permanere nel più breve tempo possibile di un cane all'interno di un canile. Il cane una volta che entra diventa una spesa fissa e se entra lì da giovane costerà allo Stato, al comune, soldi, tantissimi, migliaia di euro. E quindi fino a quando non cambierà un po' questa tendenza di gestione dei canili, come sotto certi aspetti spesso sono poi privati i canili e quindi rappresentano una fonte di entrata per quei privati ma di uscita per il comune, fino a quando non cambierà un po' questo modo di gestire, il randagismo sarà sempre un fenomeno sottostimato, sottovalutato e di difficile risoluzione, insomma. Bene, Fabrizio Sciarrati ti fa tantissimi complimenti, si percepisce chiaramente l'impegno e la fiducia che ripone appunto nel progetto, grazie di cuore. Arianna chiede, non c'è nessun obbligo per gli allevatori di vaccinare i cani? Purtroppo no, non esiste. L'unico obbligo che c'è è quello della identificazione e iscrizione dei cani, così come gli animali zootecnici, in anagrafe canina. E poi ci sono negli animali zootecnici delle profilassi sanitarie obbligatorie, il tutto però fondamentalmente è sempre un problema legato alla salute pubblica, ad eventuali malattie che possono essere trasmissibili all'uomo, mentre le malattie infettive del cane sono del cane, ma anche all'orso, come abbiamo visto, trasmissibili anche all'orso, e non c'è nessun obbligo obbligatorietà nell'effettuare le vaccinazioni. Sta al buon senso dei proprietari
ha la capacità, insomma, di rendersi conto di quello che può essere una malattia infettiva all'interno di un gruppo di cani che lavorano in un'azienda. Per dirvi, ci sono delle aziende che, all'interno delle quali ho vaccinato nella stessa azienda 50 cani. Immaginatevi una malattia infettiva tipo la parvovirosi, che è ipercontagiosa, entra in quel gruppo di cani, il rischio che tanti possano, insomma, ammalarsi e anche morire, visto che la percentuale di morte molto alta, soprattutto nei cuccioli, può essere un grosso problema, per cui le vaccinazioni sono fondamentali. Purtroppo non c'è l'obbligatorietà. Quello che secondo me in effetti potrebbe essere un'idea delle aree protette potrebbe essere quella di essere loro che si fanno, almeno dal punto di vista economico, portatori della possibilità di fare le vaccinazioni ai cani delle aziende in modo gratuito per gli allevatori. Insomma, questa potrebbe essere una soluzione, però chiaramente sono sempre delle cifre non indifferenti, a cui i parchi, che già praticamente vivono con un euro ad italiano, e quindi in totale per la gestione dei parchi in tutta Italia per un anno, praticamente i soldi non ne hanno. Il problema fondamentale dei difetti di gestione delle aree protette è chiaramente anche questa, poi dipende dai personaggi che li gestiscono, dalle varie figure che ci sono, però chiaramente se non ci sono i soldi non possono essere fatti progetti, per cui l'unico modo è andare a raccattare fondi europei, però anche lì per raccogliere fondi europei ci servono dei progetti impostati in un certo modo e, insomma, non è semplice, non è per niente semplice sotto tanti punti di vista. Assolutamente d'accordo. Cristina chiede: organizzate progetti con gli studenti universitari, studenti della facoltà di scienze naturali e ambientali, intende? Diciamo che per quanto riguarda me, l'attività che faccio io, che è quella sanitaria e quindi veterinaria, no, nel senso, però forse Angela tu mi puoi aiutare un po' di più, e lascio a te la parola, perché la nostra associazione collabora con tante università. Sì, esatto. Per fortuna siamo circondati da tanti volontari e molti di questi sono sia stranieri, studenti che decidono di fare il loro tirocinio formativo insieme a noi, insieme a Salviamo l'Orso, e quindi si trasferiscono per 2 o 3 mesi, per esempio, in Appennino, e grazie alla collaborazione che anche Luca ha sottolineato con le riserve, c'è la possibilità appunto di residenza e di spostamento poi nelle varie aree. Per quelli italiani anche abbiamo avuto esperienze di periodi più brevi, attività appunto di volontariato con studenti sia di scienze naturali, scienze ambientali o anche semplici appassionati, quindi siamo aperti sicuramente ad attività di volontariato, e tutte le informazioni in merito le trovate sul sito web cercando appunto lavora con noi e volontariato. Proseguo con i complimenti da parte di Mario, ecco Stefano che appunto pubblica il link per diventare socio o comunque per andare a dare un'occhiata ai dettagli di tutte le attività che è possibile fare con la nostra, insieme a noi, insomma. E io avrei una domanda per Luca. In termini di rapporto con gli allevatori che tu contatti e con i quali tu ti rivolgi, secondo te la maggioranza di questi comprende l'importanza dell'azione volontaria che tu stai facendo, oppure non so, c'è qualche rimostranza? Come trovi la percezione? Secondo te, insomma, come si comportano questi allevatori? Allora, diciamo che sicuramente dal loro punto di vista è vista come un'attività positiva, a parte che per loro è tutto gratuito e quindi questo è già il primo evento positivo per loro, però molti si un po'
molti allevatori vivono da sempre nei territori dell'orso, per cui si rendono conto di quella che può essere l'importanza di un'attività di questo tipo. E, purtroppo ci sono anche quegli allevatori che, nonostante tutto quello che uno fa, nonostante comunque la disponibilità che uno mette in campo per andare un po' incontro a tutte quelle che sono le esigenze, qualcuno rimane sempre un po' restio, però il diciamo il loro modo di reagire spesso è legato ad insoddisfazioni, non tanto che sono contrarie all'attività che facciamo, ma sono un po' frustrati per quella che è, come ho detto anche prima, le difficoltà nell'andare avanti per tutto quello che è il mondo agropastorale. Ora, a parte quello che è il coronavirus adesso e la crisi che innesca e ha innescato e innescherà, però tutto quello che è il comparto agropastorale, quindi tutti quelli che sono gli allevamenti che vivono e lavorano nelle montagne, frequentate anche dall'orso e dall'altra fauna selvatica, vivono una vita comunque estremamente difficile, perché spesso si sentono non messi nelle condizioni di poter lavorare. E questo crea insoddisfazione in quelle zone in cui sono frequentate dall'orso, può creare problemi, perché non si sa mai l'allevatore come si va a svegliare una mattina e creare qualche problema, che possono essere problemi legati a avvelenamenti, problemi legati a diffusione di veleni, insomma, ma il tutto di base è legato a problemi di gestione, perché non si sentono tutelati da quelli che dovrebbero essere gli enti che li tutelano. E questo fenomeno si riscontra non tanto all'interno dei territori delle aree protette, perché diciamo all'interno delle aree protette i meccanismi di rimborso danni da fauna selvatica, che alla fine è quello il problema principale per gli allevatori, perché diciamo hanno un danno economico che però non vedono un corrisposto da parte degli enti preposti anche a salvaguardarli. E all'interno delle aree protette, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, tant'è come nella Maiella, le linee di rimborso sono delle linee efficienti che nel giro di massimo 2 mesi portano al rimborso dei capi, oppure nella Maiella viene sostituita direttamente una pecora predata con un'altra pecora, in tempi comunque brevi. Il problema è per tutti quegli allevatori che lavorano fuori dalle aree protette, dove in quei casi questi tipi di rimborsi vengono eseguiti dalle regioni, ogni regione ha le sue leggi, ogni regione ha i suoi iter burocratici, in Italia tutto ciò diciamo, riduce quelle che sono le possibilità per un allevatore di ottenere rimborsi, quindi casomai nemmeno li vanno a chiedere, si mantengono il danno economico che hanno subito, però modificano la loro visione sia degli enti che dovrebbero proteggerli e sia della fauna selvatica, e quindi cominciano a vedere con un occhio un po' diverso quello che è l'orso, quello che è il lupo, pur condividendo gli stessi ambienti da anni, però il problema è che non si sentono tutelati. Questo è, diciamo, un po' il problema principale che ho riscontrato ormai da 4 anni che giro per le aziende all'interno del parco e fuori dall'area protette, e sicuramente è uno di quei fattori su cui si dovrebbe intervenire in modo un po', anche se poi le regioni ti dicono che le leggi ci sono, gli iter procedurali ci sono, però per gli allevatori è un problema comunque, e se non si cerca di andare incontro, il rischio è sempre che uno, progressivamente diminuiscono, che è quello che sta succedendo, e due, si potrebbero creare delle situazioni non piacevoli per la fase. Infatti si innescherebbero così dei circoli viziosi, appunto. Beh sì, è chiaro, no? Perché comunque se non ti senti tutelato, se sei un apicoltore e hai 40 arnie, arriva l'orso e te ne distrugge 20,
tu in qualche modo devi vivere, e se non ti trovi un ente che, o una regione che sotto certi aspetti, per salvaguardare l'orso, salvaguarda anche te, no, insomma, non ti ci ritrovi tanto bene, insomma, e quindi nascono un po' quelle piccole polemiche che possono innescare determinati comportamenti. Infatti, proseguendo con le domande, sono molto contenta che ce ne siano a valanga. Dunque, Fabrizio chiede, potrebbe essere un'idea quella di aprire i rifugi gestiti dagli enti parco, in termini, credo, di aiuto per gli allevatori? No, secondo me i rifugi sono relativi, perché tanto, diciamo, gli allevatori per i bovini e i cavalli, come abbiamo visto, li lasciano in montagna. Poi praticamente li utilizzano come un bancomat, nel senso che quando hanno bisogno di soldi vanno in montagna, ne prendono uno, lo portano giù, lo macellano, ed eccolo qui un po'. Mentre per gli ovi caprini, più o meno, se loro non si muovono, nel senso, sono sempre accompagnati da dei custodi e da cani, e se sono transumanti arrivano in un posto in cui c'è anche non molto spesso una roulotte in cui dorme il custode, oppure si spostano giornalmente e poi tornano all'azienda, per cui l'utilizzo dei rifugi è relativo, insomma, per migliorare la situazione. Quello che servirebbe per migliorare la situazione è veramente metterli in condizioni di poter lavorare e rimborsare quelle che sono le perdite. E secondo me quello che andrebbe fatto, anche se poi è sempre un problema economico, eliminare la distinzione del danno da predazione da orso, lupo o cane, perché certe volte è difficile definire chi è stato il predatore, perché comunque tutti condividono lo stesso territorio, e sarebbe bene andare a rimborsare qualsiasi tipo di evento predatorio, perché il rischio è che comunque, come al solito, anche se fosse stato un cane randagio che preda una pecora, una capra, se i rimborsi non vengono dati, l'allevatore non ci rimane bene, e chi ci rimette comunque sono sempre animali selvaggi, oltre a quei cani e quei lupi, quei cani, insomma, che sono stati responsabili della predazione. Però è fondamentale pensare per proteggere un po' quello che è l'orso e il lupo, estendere questo modello un po' di rimborsi, eliminando le distinzioni. Però è sempre un problema economico, alla fine si torna sempre un po' lì. Quindi, se ho capito bene, o comunque per sintetizzare, diciamo che la rete dei rifugi che un tempo servivano alla pastorizia oggi non sono più utilizzati né tantomeno richiesti per quell'utilizzo, tuttavia alcuni possono essere utilizzati invece per il turismo sostenibile, e menziono uno dei nostri sponsor, che è Wildlife Adventures, che fa appunto turismo sostenibile nel territorio del parco e oltre, che anche sponsorizza le nostre azioni di vaccinazione dei cani. Quindi diciamo che da circuiti viziosi che possono interessare direttamente alcuni allevatori, invece si possono innescare circuiti virtuosi anche grazie all'utilizzo di rifugi, ma per scopi differenti. Sì. Stefano chiede, in alcuni casi SLO rimborsa talvolta i piccoli danni subiti dagli allevatori fuori dalle aree protette? Aspetta che la rileggo, che non ho capito. Se salviamo l'orso, rimborsa danni fuori dalle aree protette. Ah, ok. Allora, è successo l'anno scorso, per la prima volta, e dal mio punto di vista non dovrà succedere ancora, perché salviamo l'orso non si può sostituire a quegli enti che sono per legge preposti a dare rimborsi. Però diciamo che l'anno scorso è successo per, mi sembra, su 6 aziende che abbiamo rimborsato, tutte presenti fuori dalle aree protette.
diciamo, la nostra azione di rimborso, che economicamente è stata minore rispetto a quella che casmai avrebbero potuto ottenere dalle regioni, perché chiaramente non è che, insomma, dal punto di vista economico non abbiamo tutti questi soldi, però l'abbiamo fatto fondamentalmente perché altrimenti non ci sarebbe stata una via di uscita per quegli allevatori. Non avrebbero ottenuto nessun tipo di rimborso, perché casomai non avrebbero chiesto il rimborso alla regione per l'iter troppo lungo, oppure perché casomai non avevano tutte, diciamo, i documenti burocratici in regola. E quindi per l'anno scorso, in determinate zone dove gli orsi si sono presentati molto spesso, soprattutto per un periodo di tempo molto breve, e hanno fatto tanti danni, ci siamo un po' interposti tra quello che è il normale iter di rimborso agli allevatori, e li abbiamo aiutati sotto questo punto di vista. Però ripeto che secondo me non possiamo permetterci di essere noi il riferimento degli allevatori quando subiscono un danno. Va bene che un allevatore che noi conosciamo, perché casomai andiamo a fargli le vaccinazioni, subisce un danno da orso, da fauna selvatica, comunque, allora ci contatta, noi possiamo tranquillamente fare come abbiamo fatto comunque, da tramite con quella che è l'attività di sorveglianza del parco, e, però non possiamo pensare di sostituirci in modo perenne a quella che è l'azione di rimborso che dovrebbe essere, insomma, dello Stato. Assolutamente, integro quello che hai detto tu, l'esperienza appunto che hai citato, anche con un'altra in Alto Molise, in particolare nel 2018, dove c'erano state delle frequentazioni piuttosto continue da parte dell'orsa Peppina e dei suoi cuccioli, e quindi l'associazione ha pensato di intervenire in maniera rapida per dare un segnale alla popolazione che non conosce e non conosceva, possiamo dire, l'orso, perché era appunto la prima volta che faceva visita da quelle parti, e quindi abbiamo indennizzato tutte le persone che avevano subito danno e che avrebbe dovuto indennizzare la regione, ma che per problemi, diciamoli così, burocratici non si è prodigata immediatamente. Tuttavia abbiamo instaurato una buona comunicazione con la regione, quindi speriamo che se dovesse capitare in futuro lo faranno loro. Quindi sono assolutamente in linea con Luca, perché non possiamo sostituirci alle istituzioni preposte per questo genere di cose. Né perché non abbiamo i soldi, e né perché non spetta a noi. No, infatti. Non sarebbe giusto. Alessandro chiede: l'orso in che modo affronta la siccità? Lo chiedo perché in futuro l'innalzamento delle temperature... Vedo buio, comunque. In che modo affronta la siccità? Bella domanda. diciamo che in montagna esistono, siccome... le montagne dell'Appennino, del parco, sono comunque montagne storicamente frequentate dagli allevatori, e che sotto certi aspetti, in alcuni casi malgrado all'orso, hanno costruito delle cisterne, delle vasche giganti su cui si raccoglie l'acqua e a cui loro attingono durante l'estate per far bere i pascoli che portano in alpeggio. E spesso l'orso attinge anche a quell'acqua lì, vi ricordate l'anno scorso, proprio in una di queste vasche è affogata un'orsa con i suoi cuccioli. Sicuramente una parte dell'acqua la attinge dalla sua dieta, perché essendo un onnivoro mangia molti vegetali, e il 75-80% dei vegetali comunque acqua. E poi più o meno, secondo me, nel suo girovagare l'orso ha chiaro e sa bene dove trovare fonti di acqua comunque
diciamo, riesce a districarsi bene il nostro Appennino con le montagne carsiche, è pieno di grotte, è pieno di punti totalmente inesplorati da noi uomini, ma che gli animali selvatici conoscono benissimo e che possono sfruttare in base alle esigenze del momento, insomma. Infatti, nella sua... Non lo vedo come un problema, cioè, almeno per ora, poi non saprei l'evoluzione di quello che porta, però lo vedo più secondario come problema rispetto ad altri. Certo, comunque nella testa di ogni orso c'è, nel corso del suo sviluppo e della sua crescita, una mappa esatta di genetica, che parte dalla genetica di trasmissione da genitore a figlio, l'educazione che poi mamma orsa fa nei primi 2 anni, anno e mezzo di vita, con i cuccioli, che praticamente gli fa scoprire il mondo in cui poi loro vivranno, e poi di quella che è l'attività individuale dell'orso, che è un animale errante, quindi si muove, fa chilometri al giorno senza problemi, quindi invece, lo vedo un po' secondario. Invece Mazar passa a un altro aspetto e ti chiede la tua opinione rispetto al rinsanguamento da parte di orsi non marsicani. Assolutamente negativo, come idea dal mio punto di vista, perché l'orso marsicano è un orso unico, non esistono altri orsi come l'orso marsicano, e il fatto che sia stato identificato e classificato come sottospecie dell'Ursus arctos è sicuramente un fattore di, diciamo, identificazione. E in più l'orso marsicano, hanno fatto degli studi genetici di cui i risultati sono stati pubblicati qualche anno fa, e anche da questo punto di vista, come risultati, hanno sbalordito un po' tutti, perché hanno paragonato il DNA dell'orso marsicano con quello di altri, dell'orso bruno europeo, dell'orso polare, dell'orso nero americano, insomma con altre popolazioni di orso presenti sul pianeta, e quello che è stato visto è che l'orso marsicano è un animale unico che ha cominciato la sua divisione genetica dall'orso bruno europeo circa 3.000 anni fa, e quindi è singolo, e pensare di per favorirne la conservazione chiamiamolo incrociarlo, insomma, con l'orso bruno vorrebbe dire la perdita del patrimonio genetico dell'orso, e quindi non avere più quello che è l'orso bruno marsicano, ma ritrovarti un orso che è, diciamo, un ibrido tra quelle che sono le caratteristiche di un marsicano e quelle che sono le caratteristiche di un orso bruno normale, che tra di loro sono decisamente diversi dal punto di vista alimentare, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista genetico. E nell'orso marsicano hanno visto delle modificazioni di geni presenti solamente nella nostra popolazione di orso marsicano, che sono geni che codificano per l'atteggiamento domestico, nel senso, e questa modificazione è presente solo ed esclusivamente nell'orso marsicano, non è presente in altre specie di orso, e che potrebbe essere un po' la spiegazione genetica del comportamento più mansueto e tranquillo dell'orso bruno marsicano rispetto a tutti gli altri orsi presenti sul pianeta. Quindi assolutamente mai pensare per favorire un miglioramento della popolazione di orso ad un rinsanguamento con l'orso bruno, ma mettere in pratica le linee guida e tutto quello che già c'è sulla gestione dell'orso. Se si mettessero in pratica tutte le linee guida presenti, se si facesse tutto quello che già è stato detto, letto e parlato, l'orso marsicano si salverebbe, perché l'orso marsicano ha tutte le carte in regola per salvarsi da solo. Se non ci fosse l'uomo, tranquillamente era un passo avanti. E questo ce lo dicono anche il progressivo aumento di cuccioli che nascono durante gli anni, e in questi ultimi anni ci sono avuti il record di cuccioli nati, e di femmine adulte riproduttive che durante questi anni sono andate sempre ad aumentare di numero. Questo ci dice che la popolazione di orso marsicano è una popolazione viva, che è in grado di conservarsi da sola,
ma dobbiamo metterla in condizioni di vivere in modo tranquillo, di andare a condividere degli spazi con le attività dell'uomo gestite in un certo modo. E se tutti facessero un po' il loro compito, secondo me la situazione potrebbe solamente che migliorare. Se voi pensate che l'80% delle cause di morte dell'orso sono legate all'uomo, allora capiamo bene che insomma le cause sappiamo insomma di chi è la colpa. Grazie Luca, mi ricollego a quest'altra domanda più generica che dice, Jessica dice, tra gli obiettivi della vostra associazione c'è anche quello di ampliare in qualche modo il territorio dell'orso bruno marsicano per favorire un aumento della popolazione oppure no? Chiaramente sì, è quello che abbiamo detto prima, purtroppo non siamo noi che dal punto di vista legale o associativo possiamo pensare di ampliare il territorio, quello è l'orso che lo fa da solo fondamentalmente, e questa è una buona cosa. Il problema è che l'orso in questo modo lascia un'area protetta che è quella del Parco Nazionale d'Abruzzo con tutte le tutele e si avventura per arrivare alle altre aree protette che si trovano intorno al Parco Nazionale d'Abruzzo, perché diciamo che noi dovremmo pensare e cominciare a ragionare di non più orso marsicano, ma orso dell'Appennino centrale, cioè perché l'idea fondamentale di base sarebbe favorire l'espansione dell'orso che mi vado a occupare le montagne del Parco d'Abruzzo, le montagne del Silente Velino, del Matese a sud, della Maiella, del Gran Sasso Laga, fino al Parco delle Forente Casentinesi, a Parco dei Simbruini, e ottenere una popolazione all'incirca di 200 orsi, che è quella che riuscirebbe a, diciamo, numericamente a vivere su queste montagne e che lo tirerebbe fuori dal problema dell'estinzione. E chiaramente le attività che facciamo servono ad aiutare l'orso nel trovare dei territori che sono un po' che fanno da cuscinetto, e per quanto riguarda direttamente l'attività che facciamo, di immunizzare quegli animali domestici che potrebbero trasmettere malattie infettive agli orsi che attraversano ad esempio la Valle di Rovedo o le altre piccole riserve che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato nella presentazione, per arrivare poi sulle zone montuose che possono accoglierli tranquillamente anche dal punto di vista alimentare, insomma. Un'altra domanda da Mohamed: l'innalzamento della temperatura dovuto al cambiamento climatico può andare ad incidere in maniera tangibile sul letargo dell'orso? Può essere quindi questa una minaccia reale per la specie oppure no? E diciamo che per la specie, sul fatto che il caldo mi vado a modificare così tanto quello che è il letargo dell'orso, sicuramente influisce. L'orso bruno marsicano non ha proprio un letargo stretto come casomai avviene per altre popolazioni di orso o per altri tipi di animali, ma è una modificazione fisiologica del suo metabolismo che scende tantissimo, battiti cardiaci bassissimi, se ne sta in tana la gran parte del tempo, ma non è che un vero e proprio insomma letargo, perché nelle belle giornate invernali comunque casomai si ritrovano le orme di orso sulla neve, orsi che si avvistano anche l'inverno sulle montagne, per cui non essendo un vero e proprio letargo, sicuramente ci può essere un'influenza soprattutto sui tempi di inizio e fine periodo di letargo e sull'attività propria dell'orso durante il letargo. Chiaramente quello che mi viene in mente mi porterebbe a pensare che ci sono molti più giorni di attività rispetto a quelli di chiusura nella tana, insomma. E questo potrebbe però avere dei riflessi, soprattutto casomai, sulle femmine incinte, sulle femmine che partoriscono. Da questo punto di vista ci potrebbe essere, cioè andrebbe un po' valutato per bene quello che potrebbe essere l'impatto
dei cambiamenti climatici da questo punto di vista. Che non è nemmeno semplice appunto studiare. No, perché comunque già pensare di andare a disturbare una femmina con i piccoli in tana, insomma, è qualcosa che va contro quella che è la conservazione. E dunque, siccome si è fatta una certa, come si dice, vorrei concludere con il sentitissimo ringraziamento di appunto Masar, che dice: la ringrazio profondamente Luca, l'associazione Salviamo l'Orso, e ringrazio insomma l'associazione, se solo chi di dovere fosse con voi oggi, l'orso starebbe a 100 passi in avanti. Grazie a Masar. Ultima domanda, Alessandro, insomma, sul punto di chiudere, visto che tra poco è periodo di dichiarazioni, è possibile donare il 5 per 1000? Sì! Sì! Grazie. Trovate tutti i riferimenti sul sito web, o comunque scriveteci per qualsiasi specifica domanda, e grazie al vostro 5 per 1000 noi portiamo avanti tutti i progetti, tra i quali anche quelli curati personalmente da Luca, quindi veramente grazie. Prima di salutarvi tutti, vorrei ricordarvi il prossimo appuntamento per martedì 21 alle 18:30. Avremo come ospite Caterina Palumbo, anche lei socia di Salviamo l'Orso, la quale ci parlerà di un aspetto, credo, ancora poco conosciuto, ma secondo me molto interessante e dalle grandi potenzialità per tutto l'Appennino centrale, vale a dire la custodia del territorio, la custodia delle risorse naturali. Quindi vi do appuntamento a martedì prossimo e ringrazio tantissimo i numerosissimi partecipanti e soprattutto Luca, grazie per tutta la tua passione. Grazie a voi. Un saluto anche da Bosco. Ah, ciao, Bosco si chiama? Bosco. Ciao, ecco, è felice di... Un saluto da Bosco, sì. Grazie anche lui. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione. Grazie. Buona serata. Ciao a tutti.